Amici ed amico, una buona giornata a tutti da Un'idea TP. Torniamo un attimo su Nintendo Switch perché oggi voglio mostrarvi questo. Voglio mostrarvi Punk Adventure che non avrei mai preso se non fosse stato che lo hanno messo in offerta a 1 euro. Attenzione però, perché quando io parlo delle offerte della Nintendo Switch, considerate che quando lo porto magari 2 mesi che l'ho preso, quindi adesso non so che prezzo è, quindi per chi ha la Switch non prendetevela con me se andate nell'eShop e non lo trovate più 1 euro perché ovviamente queste offerte sono a tempo limitato. E perché non l'avrei preso se non fosse stato a 1 euro? Perché non mi convinceva proprio come stile, come grafica, non mi convinceva. L'ho provecchiato e devo dire che graficamente continua a non convincermi, ma però è molto divertente e giocabile. Pang, per noi vecchi giocatori, per chi l'ha giocato da arcade in sala giochi, ricordo benissimo quanto era importante, quanto era giocabile, soprattutto in due, era una meraviglia. E infatti questo Pang Adventure, modalità, adesso l'ho appena giochicchiato, quindi tante cose sono ancora bloccate, ma andiamo dritti per dritti e facciamo una partita veloce. Una partita veloce. Allora, ricominciamo dall'inizio e vediamo com'era il gioco. Allora, ovviamente, quei giochi qua dovrebbero farli tutti in pixel art, quei cosi qua, perché in culo, perché non ha prezzo. Pixel art non ha prezzo e è così. Dopo ci si abitua. Ma porco il diavolo, che schifo! Non è così difficile, sono io che. E per il resto, giocabile, giocabilissimo. È un po' più rispetto a Pang, è un po' più strategico. Nel senso che molti stage hanno un approccio molto più strategico rispetto al Pang. Sto facendo schifo, però riprova, riprova. Però da giocare è bello, eh. Da giocare è bello. Ma se non fosse stato che l'ho trovato a 1 euro, non l'avrei preso perché appunto non mi convinceva. Dopo è vero che è uno di quelli che mi convinceva di meno. È vero che dopo a giocarli, alleluia, ci si fa un'altra idea. Il gameplay è buono, è divertente. E anche qui, giocato in due, è una meraviglia. Vai, ci sono le armi. Oh, bello. Ci sono le varie armi da prendere. Com'era? Ma che livello ho scelto? Ma non è il livello 1 questo, è già troppo complicato. Devo uscire, perché per me mi ha fatto andare. Sono già a livello 2 qua. Infatti, per quello mi sembrava così difficile, no? Qua sono al boss, ma non voglio andare al boss. Ma non posso tornare indietro? Voglio andare a Bora Bora. Ma perché non mi fa tornare indietro? Porco il diavolo, non voglio fare il boss. Ok, alleluia. No, mi sembrava troppo difficile. Era già secondo mondo. Facciamo. Ok, ripartiamo. Riazzeriamo tutto e ripartiamo. No, perché l'ho provato prima, no? Vabbè che non ero tanto capace neanche ancora, però. Da vedere comunque rimane molto bello, anche da vedere. Ci si deve un po' fare l'occhio a questi tipi di grafiche che si trovano sui. Li definisco da smartphone, da Android. Viva la pixel art sempre. E comunque
È un titolo che a un euro ci sta, e ci sta tutto alla grande. C'è anche il fisico, ma a meno che si trovi a veramente un prezzaccio. Un po' come è successo anche con Toki. Guarda, mi ha girato i coglioni perché Toki non ce l'ha fisico, ma l'ho già portato digitale, ma io lo pagai già, che era poco lo stesso, 9 euro, e adesso me lo sbattono in offerta 1 euro, e questo fa male, questo fa male. Per quello che sempre aspettare, non è che avevo aspettato a prendere Toki, perché uscito costava sui 30 euro, poi l'ho portato a 9 e poi l'ho portato a 1 euro, porco il diavolo, perché ce ne sono tantissimi di giochi anche sulla Switch a 1 euro, che io ne ho presi tantissimi, perché tanti titoli che ci sono, poi io prima di prenderli li valuto un attimo, guardo qualcosa, ma non facciamoci ingannare, perché molti titoli che si trovano a 1 euro sono molto più piacevoli e belli da giocare che neanche quelli che te li sbattono a prezzo pieno in tanti casi. Quindi sempre meglio aspettare. Ah, bello che i granchi distruggono i palloncini, questa cosa è interessante. Vedete come distruggono i palloncini i granchi? C'è un tempo, ho già finito, un tempo, ci sono degli obiettivi da fare e bisogna stare entro il tempo che ti dà lui e tutte quelle cose qui. Quindi c'è anche una questione di tempo, velocità, e il gioco è, torno a ripetere, piacevole, molto piacevole da giocare, nulla da dire. E liberiamo i palloncini, che così i granchi me li distruggono. Fanno un lavoro eccezionale i granchi, guarda che roba, bravi i granchiettini, molto bravi. Vedete come qua obiettivo 125.000 punti e niente, non lo bisogna fare presto, bisogna prendere tutti gli oggetti. Ecco qua l'invulnerabilità, qua la mitraglia che si fa una distruzione, no, notevole, e poi bisogna farlo nel più breve tempo possibile, perché così si dà più punti, ci dà più bonus, e sono sempre sotto comunque ai tempi. Ma che casino qua. Aspetta, devo distruggere questi per fare in modo che i granchi mi... sì, vai il culo. Riproviamoci. Vedete che sono molto molto strategici i livelli. Vai in culo i livelli. Questo è già più complicato. Devo fare in modo che c'è anche poco tempo di mandare i palloncini su dei... No, sono venuti giù i granchi perché... No, sono fatto un casino qui. Dammi l'invulnerabilità. Andate! Ho ucciso i granchi. Ma il granchio... No, devo fare più... Mamma mia, che casino! Sì. Granchio, aiutami. Spacca qualcosa, granchio, che mi mancava un palloncino. Ho fatto un casino. Quel livello qua è incasinato. Andiamo a liberare di qua prima. Liberiamo i granchi. Così. Ma perché uccido i granchi? Non devo uccidere i granchi. Volevo prendere... No, è sbagliato tutto. Tutto sbagliato quel livello qua. Allora, liberiamo i granchi senza ucciderli. Liberiamo. Porco diavolo, ma... Te fare in culo. Ma sono sempre sotto i coglioni. Spiegato troppo tempo già. Andate via, granchi. Non voglio uccidervi. Non mi stanno aiutando per niente. C'ho 15 secondi. Andate via. Ecco, bravi, spaccate i palloncini. Io intanto spacco questi qua. Non li prendo bonus. No, mancano 5 secondi. Dai, che culo! Ce l'ho fatto un secondo. La mia tattica ha funzionato. Ho fatto schifo, ma ha funzionato. No, invece no, ho preso anche
preso anche un buon punteggio. Allora, invulnerabilità, mitraglia, distruzione, qua te. Ok, mi dà sempre la mitraglia. Ho preso la fatina che mi ha dato una botta di punti. Quindi vedete che i livelli sono anche ben studiati, rendono il gioco molto divertente. E per un euro bene. No, ho liberato troppe cose. Aspetta che voglio prendere più punti. Vulnerabilità, mitraglia. Oh, qua ho fatto una sbordata di punti perché ho preso la fatina che mi ha dato 100.000 punti. Ma nonostante questo non raggiungo l'obiettivo. È molto difficile raggiungere gli obiettivi. Guarda quanti granchietti. Guarda quanti granchietti. E mandate a fare il culo, granchietti. Tanto... belli. Vedete come sono belli i livelli? Ok. Quindi i granchi ti danno una mano notevole da sfruttare. Da sfruttare tutti quegli elementi qui. Aspetta che adesso non mi ricordo se... in Pang c'erano i granchi che distruggevano i palloncini, non me lo ricordo questo. Aiuto! Molto molto, da molte soddisfazioni, Culo. No! Cazzo! Ma devo studiarmelo meglio, Ferma il tempo. Ferma il tempo. Adesso muoio, No, cazzo. Mi sono giocata male qua, Troppo casino. Ma devo essere più veloce. Aspetta. Siamo una distruzione del genere. No! Mamma mia! Ok. Gestiamocela con calma. No, bello, da giocare è veramente molto 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 divertente, rimane molto molto divertente, quindi a 1 euro è super consigliato, ma anche a 9, dai. Di più no. Di più non lo so, valuterei un attimo. Anche se titolo divertente, Ma che casino. No, che culo. Mamma mia. Bisogna prendere tutti i bonus, tutti i frutti, tutte le cose che ti danno, perché ti danno un sacco di punti se vuoi raggiungere il punteggio. Quindi qua ho raggiunto l'obiettivo finalmente. Quindi è un gioco dall'altissima rigiocabilità. Distruggiamo quei cosi qua che mi danno, per esempio. Mamma mia, cosa fanno quegli insetti lì? Ma no, ma che cazzo è successo? No, aspetta, una roba del genere, più veloce. Punti. No, cazzo, ma sono idiota. Dai, dammi il... Cosa fanno quei cosi lì? C'è poco tempo. Sto lasciando in giro troppi. Ok, dai.
Sì, ho fatto con 200.000 punti, non sempre lì lì, ma poi ti dà il bonus tempo e nessun errore ti premia con dei punti. Poi c'è anche alla fine del mondo, alla fine di ogni mondo, liberiamo i granchi. Ah no, aspetta, ok, qua devo liberare i granchi così mi vanno a distruggere un po' le palline. Ma che casino c'è qua? Ma no, che casino, gran casino quel livello qua. Riprova, quindi facciamoci aiutare dai granchietti, dai, ok, in modo che se cazzo, ma se sono bastate quelle palline lì, ma che casino. E cazzo, ma è difficilissimo. Aspetta, questo è difficile. Dai, non fatemi perdere tempo. No, a parte che non dovrei distruggere, sono coglione io perché non dovrei distruggere, ho capito adesso. Che casino. Come cazzo fai? No, però ho capito. Io non distruggo questi, le palline lì rimangono su. Quelle che... Però dopo mi scengono tutte qua. Alcune escono, vanno a... Non liberiamo tutto. Ho capito, ma no, era buona la tattica, ce la posso fare. No, dai che c'è poco tempo, non fatemi perdere tempo così. Ok, cazzo, ma difficile questo, eh? Ok, date via un po' le palline dei granchi. Aspetto un attimo che faccio uscire un po' più tante palline. Eh sì, grandi granchi. Tutta una questione di tattica, è molto molto più tattico, molto molto più strategico. E questo è bene, non adoro, non sono i miei preferiti i giochi che puntano solo sullo strategico, ma se sono giusti, che casino qua. Ho capito, ma qua però ti dà tanti, fortunatamente ti dà tanti, tante protezioni, se no sarebbe stato complicato questo. Ok, c'è un livello di combo, una barra di combo che si raggiunge, ma anche quella è difficile. E sono al boss. È simpatico, simpaticissimi i boss, almeno quelli che ho fatto, quelli che ho affrontato fino adesso, molto simpatici. E è un alieno, ovviamente, vedete che sia, è un alieno che con la Pokéball dei Pokémon, è proprio lei. Bora bora boss. Boss cosa? Non era complicatissimo, devo sparare all'occhio. Sì, no, non mi ricordo più cosa bisogna fare. Ah sì, ok, devo sparare le... piovra, devo sparare i tentacoli, vedete lì. Ok, ok, no cazzo, no. Benissimo. Ok, dopo diventa più stronzo alla fine, devo stare un po' più attento.
sparare all'occhio. Sì, sì, è andato. Non prendo mai il bonus, nessun errore, sennò sarebbe da farlo perfetto per riuscire a raggiungere i vari obiettivi. E poi avanti così. Abbiamo visto prima il primo livello della Valle della Morte, che ero partito dalla Valle della Morte, che è questo qui. Ma allora, in definitiva, il gioco ci sta tutto, perché è molto bello da giocare, molto divertente a livello di gameplay, ma è lo stile grafico un po' così, ma poi alla fine ci si fa l'occhio. Una cosa che può piacere, può non piacere, ma col tempo l'apprezziamo anche di più. Sicuramente era meglio la pixel art, ma non si può avere tutto nella vita. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima, ciao.